Tango. Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la politica, con le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto, ecco i 51 eletti secondo i dati pubblicati dall'osservatorio elettorale. La coalizione Zaia ha conquistato ben 41 seggi e la netta vittoria su Arturo Lorenzoni lo porta ad ottenere una percentuale così elevata e schiacciante rispetto all'avversario, mai accaduta da quando sono state istituite le regioni in Italia. Con Zaia presidente si conquistano 24 seggi, entrano quindi nella stanza dei bottoni Giampaolo Bottacin, Silvia Cestaro, Giovanni Puppato, Fabrizio Boron, Luciano Sandonà, Elisa Cavinato, Giulio Centenaro, Simona Bisaglia, Sonia Brescancin, Roberto Betta, Alberto Villanova, Silvia Rizzotto, Nazareno Gerolimetto, Francesco Calzavara, Fabiano Barbisan, Gabriele Micchieletto, Francesca Scatto, Roberta Vianello, Stefano Valdegamberi, Filippo Rigo, Filippo Rando, Roberto Ciambetti, Marco Zecchinato, Stefano Giacomin e Silvia Maino. Per la Lega invece, che ha conquistato 9 seggi con Roberto Marcato, Cristiano Corazzari, Federico Caner, Marzio Favero, Marco Dolfin, Elisa De Berti ed Enrico Corsi, ancora Emanuela Lanzarin, Nicola Finco. I Fratelli d'Italia invece, partito che ricordo era alleato di questa lista, conquistano 5 seggi, tra cui appunto siederanno quindi per la prima volta in Regione Veneto Enoch Soranzo, Tommaso Razzolini, Raffaele Speranzon, Daniele Polato ed Elena Donazzan, che si riconferma. Forza Italia invece conquista 2 seggi, entra anche qui per la prima volta in regione Elisa Venturini, Alberto Bozza, mentre per la lista Veneta Autonomia un solo seggio, quello di Thomas Piccinini. All'opposizione invece restano soltanto 8 seggi con Lorenzoni distribuiti tra il PD 6 e il Veneto che vogliamo 1, nonché Europa Verde con un altro seggio. Oh, guardi, io credo che il dato elettorale che esce, tenendo presente che io sono della Lega da 30 anni e che la lista Zaia è fatta di persone della Lega, il presidente Zaia è un componente della Lega, io credo che il dato elettorale sia una rappresentazione di un modo di governare che va oltre il confine di partito. Nel momento in cui la lista Zaia è prima forza politica, nel momento in cui la lista Zaia e la Lega assieme fanno maggioranza assoluta, io credo che i cittadini ci stanno dando un messaggio. Quello che è stato fatto in Veneto negli ultimi 10 anni a noi piace. E piace talmente tanto che chiediamo a gran voce che anche Padova, la città di Padova, ma anche altre amministrazioni siano governate allo stesso modo. Ecco, è questo il messaggio. Certo, è un messaggio politico, ma è un messaggio politico nella rappresentazione di un modo di governare. Zaia è molto forte, in Veneto lo sapevamo, è stata una campagna elettorale impari perché appunto durante l'emergenza Covid Zaia aveva campo libero nelle TV, nei media, nei social network. Questo però risultato non deve far venire meno al centro-sinistra la voglia di continuare a combattere perché guardando i risultati Zaia non ha prodotto nulla per questa regione. Solo grande propaganda, ma se andiamo a vedere i fatti, molto poco. Ed è per questo che il centro-sinistra deve creare un'alternativa vera e ci sono davanti 5 anni per poterci lavorare con un rinnovo della classe dirigente, con più donne, con più giovani. Serve una ricetta diversa, più moderna per combattere, ovviamente da un punto di vista politico, la Lega e Zaia. Invece a Padova il PD ha dato una prova di resistenza, continua a essere il secondo partito, quasi doppiato la Lega. Assolutamente sì, il Partito Democratico conserva un grande radicamento nel territorio, è un partito che lavora bene, è un partito che ha dei rappresentanti che si muovono molto bene nel territorio e questo sicuramente paga da un punto di vista elettorale. Durante l'emergenza Covid le persone hanno capito che serve una risposta solida ai problemi e partiti come il Partito Democratico, che ha una lunga tradizione e una lunga esperienza, ha saputo dare
probabilmente questa risposta e questa rassicurazione ai cittadini. La cronaca. Questa notte i carabinieri di Padova hanno tratto in arresto l'autore del tentato omicidio accaduto ai danni di un tunisino in via del Pescarotto una decina di giorni fa. L'uomo è stato stanato in un fabbricato abbandonato in via Turazza. Circondata l'area, hanno effettuato l'irruzione e quindi catturato l'uomo. Si tratta di un altro tunisino, Ciambuni Hussein, 28 anni, in Italia senza fissa dimora. Le indagini a suo carico sono state affidate e poi guidate dal procuratore dottor Andrea Zito, che ha imbeccato una traccia che i probabili autori del grave episodio hanno individuato nel fermato come uno dei soggetti appena usciti dal carcere e connazionale della vittima, che appena ripresosi lo ha descritto molto bene. Teatro dell'accoltellamento, la zona prospiciente all'albergo di via Pescarotto. Vediamo. Sì, la comparazione di elementi, quindi le dichiarazioni rese dalla vittima quando poi le condizioni si sono, dopo l'operazione chirurgica, le condizioni sono migliorate, e la comparazione di questo cappellino che era stata postata dall'autore, era emersa da una foto che l'autore aveva postato su Facebook, e quindi il rinvenimento di questo cappellino in un borsone che aveva nella disponibilità, nella materiale disponibilità l'aggressore, questi sono stati elementi fondamentali per trovare tutti quegli elementi a carico dell'aggressore. Ci hanno consentito di effettuare l'attività di PG ed operare il fermo a carico del soggetto. L'attenzione resta comunque alta. I reati odiosi, quali i reati contro il patrimonio, i furti in abitazione, i reati predatori, quelli vanno comunque contrastati con efficacia, con prontezza, e l'attenzione deve rimanere alta. Negli ultimi giorni sono stati operati due arresti di due soggetti trovati all'interno di abitazioni a perpetrare furti, e questi sì, sono reati particolarmente fastidiosi per chi li subisce. Quindi l'attenzione dell'arma dei carabinieri su Padova, da questo punto di vista, resta molto alta. Ancora la cronaca. A Limena, in provincia di Padova, ancora furti in casa da parte di soggetti delinquenti che, in assenza dei proprietari, svaligiano le dimore. Nell'ultima settimana, da registrare due arresti da parte dei carabinieri nei confronti di un uomo originario del Burundi e uno preso in flagranza di reato. Le attività di vigilanza e di prevenzione dai furti continueranno anche nelle prossime settimane. Un corpo galleggiava a pelo d'acqua questa mattina intorno alle 8:30 ed è stato recuperato dai vigili del fuoco. Si tratta di suicidio. È stato un passante a scoprirlo e ha chiamato i vigili del fuoco perché ha notato questa persona appunto in acqua nel canale a Villa Tora di Saonara. Saliti sul gommone, i pompieri hanno recuperato quindi il corpo di un uomo di 50 anni. Con loro sono intervenuti anche i carabinieri e le operazioni si sono concluse dopo un paio di ore. Era andato a fare una passeggiata non consentita, visto che si trovava agli arresti domiciliari, e è stato sorpreso così in giro per il paese dai carabinieri di Carmignano di Brenta. Nella tarda serata di ieri, approfittando della frescura notturna, un 23enne originario del Burkina Faso e residente a Carmignano ha violato gli arresti domiciliari ed è andato a farsi un giretto. Intorno alle 22 i carabinieri lo hanno rintracciato ancora all'interno del territorio comunale e lo hanno riportato in casa, questa volta in manette. L'accusa ora è di evasione. Ancora nulle le ricerche dei soccorritori del cercatore di funghi, di cui non si hanno più notizie da 48 ore. Doveva presentarsi al rifugio di Rozzo, ma nulla. Le ricerche sono continuate anche oggi con i vigili del fuoco attrezzati con i sistemi di topografia applicata al soccorso. Nella giornata odierna sono stati impegnati oltre 50 operatori tra soccorso alpino, carabinieri, nonché protezione civile. L'uomo di Arzignano, 58enne, frequentava soprattutto la Malga Fratte, in volo anche l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 71. Ci congratuliamo con il presidente Luca Zaia per l'importante successo ottenuto personale e politico, che lo conferma alla guida ancora una volta della regione del Veneto con un consenso mai così ampio e assicura una leadership di profonda sintonia con il territorio. Lo richiede il tempo straordinario che stiamo vivendo, l'urgenza di incardinare un progetto vero per il rilancio economico e sociale del Veneto in una prospettiva europea a cui dobbiamo aspirare sempre di più. Il rapporto
rapporti con lo Stato centrale e l'assunzione di nuove competenze con l'autonomia per liberare le energie del Veneto. Gli auguriamo fin da ora buon lavoro insieme alla squadra. Confindustria è a disposizione del Presidente e della Regione per dare il suo contributo al comune impegno in favore del benessere e dello sviluppo e per ridare fiducia alle nostre giovani ovviamente generazioni. E questo è il commento dei vertici di Assindustria Veneto Centro, Maria Cristina Piovesana e Massimo Finco, al risultato delle elezioni regionali in Veneto. Approvato oggi pomeriggio in giunta lo schema di accordo per la permuta tra il Parco Iris e l'area di Piazzale Boschetti a Padova. Domani avverrà l'ultimo passaggio in commissione per poi approdare in consiglio comunale il prossimo 28 settembre. Sarà l'ultimo passo verso un risultato storico per la città di Padova, un'area di parco che verrà estesa a 53.357 metri quadrati e allo stesso tempo la rigenerazione delle palazzine in stile Liberty con l'intero piazzale Boschetti che appunto andranno in permuta. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale, grazie per averci seguito, vi ricordo come sempre il nostro sito www.caffetv24.it oppure potete seguirci attraverso i social.